vi ringrazio per la partecipazione e do il benvenuto ai relatori della giornata di oggi, che sono l'avvocato Francesca Pizzagalli, collega del Foro Milanese, esperta in diritto condominiale e diritto immobiliare, nonché presidente della provincia di Milano di Federproprietà. Diamo il benvenuto anche al dottor Ivan Giordano, che è invece giurista d'impresa, esperto contabile e tributarista, fondatore di IGM, che è una società che si occupa di servizi condominiali, e responsabile dell'ICAF, Istituto di Conciliazione ed Alta Formazione. Come avete visto dalla locandina, la giornata è ricca perché i nostri relatori si occuperanno delle novità che sono state introdotte dalla riforma sul condominio nel 2012 e ci spiegheranno quali sono stati gli effetti anche per la nostra professione, con uno specifico focus su revisore condominiale e sulla mediazione. I relatori sono disponibili per delle domande che farei magari alla fine degli interventi. Io lascio subito la parola al dottor Giordano e vi ringrazio. Buonasera a tutti. Grazie innanzitutto per la straordinaria organizzazione e per la vostra partecipazione che porta in capo alla mia persona e certamente anche in capo all'avvocato Pizzagalli la responsabilità di non avervi fatto inutilmente sottrarre tempo al vostro lavoro, alle vostre famiglie, raggiungendoci oggi pomeriggio. Ovvero il nostro obiettivo è quello che questa sera alle 6 o perché si tratterà di nuovi spunti di riflessione o perché si tratterà di nuovi punti di vista di qualcosa che già conoscevate, magari perché affrontato in altri contesti o perché effettivamente parleremo di elementi di novità, insomma qualcuno di noi l'obiettivo sarebbe proprio che si portasse a casa qualcosa da questo pomeriggio, e in questa ottica abbiamo voluto affrontare con voi il tema delle novità che sono state introdotte dalla riforma del condominio, la legge 220 del 2012, ma non in un'ottica come sicuramente avrete già avuto modo in questi 5 anni, ormai quasi 6, di aver visto in molteplici altri convegni, ma un'applicazione pratica di quelle che sono le novità, capitalizzandone le opportunità. Allora, siete tutti avvocati e giuristi e sapete meglio di me quanto una norma si possa o capitalizzare e cavalcare in chiave di opportunità, oppure subire e quindi semplicemente adeguarvisi. Il secondo caso rappresenta per tutti un costo, il primo caso rappresenta per tutti un'opportunità. Direi che anche un po' il territorio che ci ospita e questa straordinaria città non possono che farci trattare di questi temi come un'opportunità. Pensare a una novità che rappresenti un peso o un costo, senza dubbio, francamente è qualcosa di inopportuno. Allora inizio ponendovi un quesito al quale ci daremo risposta magari nel corso della giornata, oppure un quesito al quale tutti quanti siamo in grado di rispondere in pochi secondi. Il quesito è il seguente: quanto incide un contenzioso sul valore di un immobile? Esiste una norma, non so se la conoscete, chi di voi magari fa prevalentemente immobiliare la conosce o ne ha sentito parlare, per altri sarà una novità. La norma UNI 11558 del 2014 e la prassi UNI PDR 19 del 2016. Parliamo della figura professionale certificata del valutatore immobiliare. Chi è il valutatore immobiliare? Non è un architetto, non è un geometra, non è un ingegnere, anche se potrebbe esserlo. Non è un agente immobiliare, anche se potrebbe esserlo. È una figura professionale nuova che potrebbe in questo grande contenitore contenere le precedenti, che può essere certificata come figura professionale avente determinate caratteristiche, fra le cui caratteristiche, se avrete l'opportunità di acquisire dal sito di Uni la norma, tra le cui caratteristiche c'è
la valutazione del bene anche rispetto al contesto giuridico e giudiziario dello stesso. Siamo abituati, ci direbbero i geometri, ad utilizzare l'estimo per valutare i beni. Siamo abituati a valutare i beni in chiave di parametri, come dire, condivisi dal mercato, i metri quadri, la luminosità, l'esposizione, il piano, eccetera. Il contenzioso può essere un elemento che impatta sul valore del bene. Allora, se il contenzioso può impattare sul valore del bene, e ancora non l'ho detto, ma penso che tutti quanti abbiamo inteso come, non credo positivamente, no? Se il contenzioso può impattare sulla valutazione di un bene in chiave negativa, tutto ciò che può consentire di rimanere lontani dal contenzioso rappresenta senza dubbio un'opportunità per restituire all'immobile valore. Certo, condividere con una platea di avvocati che il contenzioso nel quale gli avvocati vivono rappresenta un segno meno nel valore del patrimonio, francamente è uno dei motivi, una delle cose di cui mi ero premurato prima di arrivare qua è che verificassero che non aveste in tasca oggetti contundenti, uova o cose di questo tipo, perché in questo momento mi sarei accorto della presenza di questi oggetti. Stempero. Per dirvi cosa? Per dirvi che se abbandoniamo un attimo, io sono un giurista d'impresa, non sono un avvocato, sono laureato in Bocconi in legislazione per l'impresa, pertanto vivo dal punto di vista aziendale, dal punto di vista interno, la vita del legale, cioè semplicemente non faccio contenzioso. Però vedo con gli occhi dell'economista e del giurista il diritto e, tolte le questioni di principio che lasciamo fare prevalentemente ai privati cittadini, quando magari hanno meno esperienza, sono sicuramente ancora fortemente mossi dalle dinamiche legate al principio, gli imprenditori, e questo è un territorio che per definizione è la culla delle imprese in tutto il nostro paese, io ho fatto un'ora e mezza di viaggio e arrivo da Milano, non che Milano sia dal punto di vista economico molto distante dal Veneto, ma il Veneto ha da insegnare, penso, a tutte le regioni d'Italia, inclusa Lombardia, e quindi immagino che molti di voi avranno a che fare con imprenditori. E se hanno a che fare con imprenditori, hanno a che fare con persone che ragionano in chiave di impresa. E chi ragiona in chiave di impresa ragiona sulla base di elementi di convenienza economica comparata. Cosa vuol dire convenienza economica comparata? Che io vado dall'avvocato perché ho un problema e pago l'avvocato perché mi risolva il problema. Non pago l'avvocato perché mi porti in causa. Laddove la causa dovesse essere la vera soluzione al mio problema, allora pago l'avvocato perché mi porti in causa. Ma in realtà pago l'avvocato perché mi risolva il problema. Cioè, l'elemento fondamentale di chi ragiona in termini di convenienza economica comparata è che pago l'avvocato perché mi risolva il problema. Se l'avvocato all'interno della sua cassetta degli attrezzi ha il giudizio,